serata telespettatori di RTA, bentornati all'informazione locale. Continuano a calare fortunatamente nei 16 comuni del distretto Valli, Taro e Ceno i casi di Covid-19. Nell'ultimo bollettino emesso ieri sera dall'azienda USL di Parma, i casi presenti accertati sono 373, solo 4 in più rispetto all'ultima comunicazione dello scorso 11 maggio. Confidiamo, sottolinea il presidente del comitato di distretto Davide Riccoboni, nel senso civico di rispetto delle regole dettate dai DPCM in vigore per fare in modo che la situazione migliori sempre di più. Ricordiamo che nella somma dei casi vengono inclusi gli attuali positivi, i guariti e i decessi. Invece, dopo i dati positivi di domenica, ricordiamo nessun contagio e nessun decesso, sono tornati a salire a Parma e provincia i dati di persone positive al Covid. Ieri 13 nuovi positivi. Continua invece il trend positivo di nessun decesso per il secondo giorno consecutivo. Nel momento della ripartenza della fase 2, il comune di Borgotaro, a detta di Fratelli d'Italia, si distingue per la sua assenza. La fase 2 è partita, scrive in una nota il referente di Fratelli d'Italia Valtaro Valceno Rodolfo Marchini. Il decreto economico è stato annunciato, ma le attività produttive erano e rimangono in gravissima difficoltà. Mille promesse dal governo, ma risorse vere, soldi veri, liquidità vera, non se ne vedono. Tutti gli imprenditori e partite IVA, piccoli o grandi che siano, hanno bisogno di segnali concreti che non arrivano. Potrebbero fare qualcosa i comuni, almeno come provvedimenti tampone. Ci giunge notizia che a Fornovo e Bedogna qualcosa si muove anche con l'utilizzo dell'avanzo 2019, come da noi richiesto. Invece a Borgotaro, nonostante i nostri ripetuti solleciti, prosegue Marchini, gli amministratori comunali sono del tutto sordi alle esigenze del tessuto produttivo. Si può agire sul taglio delle tasse comunali come TASI e IMU e si può e si deve assecondare la richiesta di uso di suolo pubblico. Invece, anche a fronte di idee innovative e compensative rispetto agli spazi necessari per effetto del nuovo decreto, la risposta è sempre no, non si può. Eppure a noi sembra oltremodo doveroso aprirsi ai bisogni di chi era già in difficoltà prima della crisi. Tutti sappiamo quante attività economiche avevano deciso di chiudere ed ora si sente letteralmente strangolato. Certamente occorre scendere dal piedistallo di Palazzo Manara e capire che tantissimi borgotaresi non prendono lo stipendio del 27, ma devono ingegnarsi con molti sacrifici per dare dignità alle loro famiglie, per le quali non possono bastare i pacchi alimentari. Ci facciamo portavoce, perciò, termina Marchini, di tanti borgotaresi che vogliono riprendere l'attività a pieno ritmo, vogliono dare il loro contributo alla ripresa economica, ma richiedono anche a questa sorda amministrazione locale e non solo al governo nazionale di calarsi nelle loro situazioni e di fornire aiuti concreti e immediati. Grande emozione ieri al ristorante Il Vecchio Borgo per la riapertura dopo oltre 2 mesi di stop forzato causa emergenza coronavirus. Anche l'amministrazione comunale di Borgotaro ha voluto essere vicina nel giorno della ripartenza ai commercianti. Dopo 2 mesi di chiusura dovuta al lockdown, ieri si respirava un'aria di inaugurazione alla trattoria Vecchio Borgo. Il ristorante di Via Cassio a Borgotaro ha riaperto infatti le sue porte e Cristiano Cozzani e Francesca Toma, proprietari del locale e ristoratori di Parma Quality, hanno voluto dare un segnale importante di ripartenza nel pieno rispetto delle norme vigenti anti-Covid. Ci è stato dato il permesso di riaprire e noi oggi siamo qui e abbiamo riaperto in un modo diverso, ma per questo non guardando, mantenendo sempre alto il concetto di sicurezza verso il cliente, perché ci sembra giusto che le persone che vengano da noi, come in tutte le altre attività commerciali, si sentano tutelate. Quindi si è mantenuto tutti i crismi riguardanti la sicurezza, le distanze, il gel, i sanificanti, gli accessi ai bagni, evitare le file in cassa. Noi crediamo che questo periodo di tempo, che magari si potrebbe anche protrarre fino alla fine di giugno, per l'amor del cielo, dove ci sarà un po' più di sacrificio da parte anche di noi ristoratori o dei baristi, crediamo che dare un occhio di riguardo alla sicurezza e quindi magari mantenendo anche 10 centimetri in più rispetto a quello che è la normativa possa aiutare il cliente a sentire
sentirsi più a casa sua. E quando il cliente è tranquillo, tutto è in discesa. Per il resto ci pensiamo noi a far star bene a tavola, ci pensiamo noi a dare un cocktail di gusto, al resto ci pensiamo noi. Però sì, il cliente vogliamo che stia bene, che stia tranquillo e che sia sicuro di quando esce di casa. Tutto qua. Quindi io auguro a tutti i miei colleghi un grosso in bocca al lupo, ci sarà da rimboccarsi le maniche, ma l'importante è non farsi prendere dallo sconforto, perché la speranza crea, come dire, delle aspettative, la paura invece blocca tutto. Quindi io sono per la prima ipotesi, rimbocchiamoci le maniche e una soluzione si troverà di sicuro tutti insieme. Una ripartenza che ha visto la presenza di alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra i quali anche il sindaco Diego Rossi e l'assessore Giuseppina Gatti. Noi oggi ci siamo concentrati sull'apertura di tutti dei locali, dei ristoranti, dei bar, dei negozi, e siamo molto contenti come amministrazione. Abbiamo sentito naturalmente la voglia, insomma, di ricominciare, e ci siamo trovati quindi qui alla trattoria del Vecchio Borgo, dove abbiamo potuto, insomma, dare un'occhiata a quella che è la disposizione, insomma, che un ristoratore ha scelto, naturalmente secondo le linee guida che sono state emanate dallo Stato e dalla Regione, per poter ritrovare ancora la possibilità di ripartire in sicurezza e di recuperare quello che è stato purtroppo questo periodo brutto di chiusura, di paura, insomma. Quindi bisogna mettere da parte ormai un pochino anche questo timore che abbiamo avuto e che abbiamo ancora, giustamente, mantenendo comunque quelle direttive che sono state date, che sono utili per eliminare, speriamo, completamente questa terribile pandemia che ci ha veramente limitati. E ringraziamo comunque il gestore del ristorante per averci voluti ospitare. È un momento così di rinizio di un percorso che assieme a tutti, amministrazione, ristoratori, commercianti, esercizi pubblici, tutti, dobbiamo riprendere in mano per riprendere con quella nostra vita, se la vogliamo considerare normale, senza naturalmente, ripeto, abbandonare quelle che sono le direttive, quello che ci deve dare la sicurezza, che possiamo dimenticare proprio e mettere da parte questo brutto momento che abbiamo vissuto. Ma prima di ripartire si deve sanificare. Lo hanno fatto e lo stanno facendo tutte le attività per garantire la massima sicurezza ai propri clienti, nel pieno rispetto, come sempre, delle indicazioni dettate dal governo. La ditta Mariani sul nostro territorio è una di quelle in prima linea. Utilizza l'ozono, che anche secondo gli standard dell'OMS è tra le più sicure da utilizzare. Bene, ecco, abbiamo effettuato la ozonizzazione di un locale con una macchina d'ozono con 30.000 microgrammi ora. Questa è una sanificazione un po' particolare, perché l'ozono è un gas instabile, però nello stesso tempo è un gas che il Ministero della Salute è dal 96 che lo ha dichiarato come sanificazione naturale. Uccide batteri, uccide virus, acari e tutto quello che può essere fastidioso o dannoso per la salute delle persone. In questo caso del Covid-19 ci dà una mano a creare un ambiente inospitale per il Covid, essendo una struttura unicellulare, noi gli rendiamo difficile appoggiarsi su batteri esistenti o preesistenti nelle abitazioni.
trattamento dove viene consigliato e obbligato a farsi? Allora, diciamo che il Ministero non ha ancora delle linee guida categoriche, però questo implementa quello che è la pulizia con diciamo idroalcolica che si fa normalmente in un locale. L'ozono ha una proprietà di infiltrarsi in tutti gli anfratti, in tutti i condizionatori, in tutti quelli che sono i posti dove manualmente non si riesce a raggiungere, e diciamo che elimina quello che può essere l'aerosol creato da persone che entrano in un locale e che magari vi soggiornano, ci stanno per un certo periodo. È un gas cioè che lascia completamente pulito il locale in cui opera, perciò non è come l'ipercloreto di sodio o altri di trattamenti vaporizzanti che lasciano appiccicaticcio oppure danneggiano quelli che sono mobili o strutture delle abitazioni. È conosciuto da molto tempo, in medicina si usa, oggi ci dà una mano per creare diciamo delle zone franche all'interno delle nostre abitazioni o uffici pubblici o bar o ristoranti e quant'altro. C'è da dire anche che questo tipo diciamo di gas non rovina o altera i cibi, perciò possiamo lavorare in locali dove ci sono esposti cibi o quant'altro. Ovviamente va usato con precauzione da gente specializzata, perché si tratta sempre di un gas instabile che in grande quantità in saturazione potrebbe creare anche esplosioni, perciò ci vuole personale che abbia una formazione abbastanza specifica. Continuano le occasioni alla ditta Nuova Montelli Ortofrutta a Borgotaro. È arrivata la primavera con piante da frutto, piantine da orto e fiori. Importante! Inoltre continuano con successo le consegne a domicilio per dare alla clientela sempre di più e in sicurezza. Per prenotazioni, negozio di Via Cassio 338-5928-845. Magazzino all'ingrosso di Via Europa 0525-96361. Naturalmente a Borgotaro. Passate parola. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Sempre prezzi bassi da Baudassi. Pittura lavabile traspirante bianca da interni, litri 14 a 39,90 €. Pittura traspirante bianca da interno, litri 14 a €23. Gel igienizzante per mani 100 ml, €2,90 l'uno. Mascherine FFP2, €2,90 l'una. Purificatore d'aria per ambienti antibatteriali marca Bimar, €179. Attenzione, si effettuano consegne a domicilio. Per info 0525 97 644. È proprio così, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgotaro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24/24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima.
telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. Sono il dottor Carlo Fortunati, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia del nostro ospedale Santa Maria di Borgoval di Taro. Quest'anno abbiamo eseguito 34.000 esami con un trend in crescita. Molte delle apparecchiature che noi abbiamo in uso ci sono state donate da Insieme per Vivere. Questo è uno dei due ecografi che ci sono stati donati da Insieme per Vivere. Sono macchine di alta gamma e con queste apparecchiature abbiamo eseguito circa 4.600 esami nel 2018. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Prosegue il momento di grande incertezza per Acque Minerali d'Italia, della quale fa parte anche il gruppo Norda, e c'è preoccupazione per il futuro dei 50 dipendenti degli stabilimenti di Tornolo e Bedonia. La contorta situazione di Acque Minerali d'Italia sembra ben lungi da una risoluzione. A gravare sulla famiglia Pessina, proprietaria del gruppo, l'incertezza attorno ai 50 posti di lavoro dei due stabilimenti di Masanti e Tarsogno. A questi si andrebbero ad aggiungere numerosi dipendenti stagionali. Acque Minerali d'Italia avrebbe presentato la procedura di concordato in bianco al Tribunale di Milano già da alcuni mesi e la proprietà, più volte sollecitata dagli amministratori locali, non ha ancora dato risposte certe. Il sindaco di Bedonia, Serpagli, in particolare, è sempre stato in prima linea a difesa dei lavoratori, già dallo scorso anno, quando aveva lanciato il primo allarme, sollecitando l'allora amministratore delegato a un incontro urgente. Vista la mancanza di risposte certe, la preoccupazione è arrivata ai massimi livelli dopo le assemblee sindacali. Inoltre, per quanto tutti i dipendenti risultino in cassa integrazione, ad ora non avrebbero ancora ricevuto un euro, in quanto l'azienda non avrebbe anticipato ancora nulla. Ecco le dichiarazioni del sindaco Serpagli. La questione è sul tavolo dell'assessore regionale competente e lo ringraziamo, ma chiediamo delle risposte concrete alla proprietà per rassicurare i dipendenti e le loro famiglie. Siamo di fronte a una molteplicità di elementi preoccupanti. In aggiunta c'è la questione degli stagionali, la cui situazione è ancor più allarmante, poiché oltre agli stagionali estivi parliamo di lavoratori impiegati per 8 mesi su 12 e poiché a costoro gli ammortizzatori sociali assicuravano una copertura economica per i mesi di inattività, ora gli stessi si trovano di fatto fuori dai giochi e nessuno li considera. I sindacati si stanno facendo in quattro per tutelarli, ma stando così le cose sono di fatto tagliati fuori dalle trattative, come se non esistessero, e parliamo di un buon numero di lavoratori che rimarranno senza stipendio, con gravi ripercussioni sulle loro famiglie. A tutto questo si aggiunge il fatto grave, a mio avviso, conclude Serpagli, che non si venga a capo di un piano economico e finanziario in grado di far fronte al nodo occupazionale dei due stabilimenti montani, che avendo un minor peso occupazionale, quando si arriverà ai tavoli nazionali, rischiano di essere messi da parte e penalizzati. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Vallitaro e Ceno ha approvato la revisione dello statuto dell'ente. Vediamo tutte le novità. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Vallitaro e Ceno nella seduta dello scorso 5 maggio ha approvato, su proposta del sindaco di Bore Diego Giusti, la revisione dello statuto dell'Unione. È stato dato corso quindi a uno degli impegni che il presidente dell'Unione, Francesco Mariani, all'atto del suo insediamento si era impegnato a realizzare. Per procedere alla revisione dello statuto è stata istituita un'apposita commissione composta da 7 sindaci componenti della giunta: Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Pellegrino Parmense, Tornolo e Varsi, e su proposta del presidente è stato designato Diego Giusti quale presidente della commissione. In questi mesi la commissione ha provveduto ad apportare alcune modifiche approvate dal Consiglio. Le principali modifiche allo statuto riguardano la durata dell'unione, che diventa tempo indeterminato.
Dalla prossima tornata elettorale 2024, che interesserà la maggioranza dei comuni, il Consiglio dell'Unione sarà composto da 3 consiglieri nominati da ciascun comune, di cui 2 di maggioranza. Uno potrà essere anche sindaco e l'altro di minoranza. I sindaci dei comuni dell'Unione assumeranno a turno la carica di presidente e quindi il presidente durerà in carica metà legislatura, 2 anni e 6 mesi per la precisione. Sarà garantita l'alternanza tra i sindaci dei comuni con minor popolazione con quelli degli altri comuni. Per l'elezione del vicepresidente dell'Unione dovrà essere assicurata l'alternanza di provenienza di Vallata, Valtaro e Valceno, correlata alla nomina del presidente. Il segretario dell'ente sarà individuato dal presidente tra i segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione. È stata istituita anche la figura del vice segretario. Soddisfatto il sindaco di Bore, che commenta: è stato fatto un ottimo lavoro, segnale di cambiamento che andrà a determinare e aumentare le rappresentatività dell'ente. Soddisfazione condivisa anche dal presidente Mariani, che ha dichiarato: abbiamo compiuto un primo importante passo per attuare quel processo evolutivo dell'Unione dei Comuni da molte parti auspicato. La Giunta sta già lavorando per proseguire su questa strada. A Palazzo Giordani il presidente della provincia Diego Rossi, i consiglieri e i dirigenti dell'ente hanno salutato ieri il prefetto uscente Giuseppe Forlani, che li ha incontrati a pochi giorni dalla sua partenza per la nuova sede. Rossi si è complimentato per la promozione di Forlani a prefetto di Palermo e gli ha fatto i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico prestigioso. E adesso vi proponiamo le immagini che ci sono state inviate da un nostro telespettatore, che mostrano a Ponteceno, sopra la strada che porta a Masanti, nel comune di Bedogna, un bellissimo esemplare di lupo grigio immortalato verso le 20 dello scorso 4 maggio. Il lupo grigio, detto anche comunemente lupo, è presente nelle zone remote del Nord America e della Eurasia ed è il più grande in assoluto della sua famiglia, con un peso medio che va dai 40-45 kg per i maschi e di circa 36-38 per le femmine. Il lupo grigio non è facile da incontrare, si distingue dagli altri canidi, oltre che per le dimensioni, anche per il muso e le orecchie, che sono meno appuntite, e ovviamente per il suo mantello folto e di colore prevalentemente grigio variegato. E ringraziamo per queste belle immagini. Domani è mercoledì 20 maggio, nelle prime ore della giornata cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio e della sera nuvolosità in progressiva attenuazione sul settore occidentale con ampi spazi di sereno. Temperature minime 12 gradi, massime intorno ai 21 gradi. I venti saranno moderati da nord-est sull'area appenninica con rinforzi sul crinale in attenuazione dal pomeriggio. I programmi di RTA di questa sera partono alle 20.35 con 80 Nostalgia, proseguono alle 21.15 con Epoca che è storia. Alle 22 il telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci seguito, torniamo domani 19.35, arrivederci.